Ah, buonasera carissime a tutte, rinnovo i saluti. Come vi ho detto, una lezione molto particolare perché, allora, sempre c'è il concetto di Kadir Kodem, ormai lo saprete, questo concetto che il fisso ha la precedenza. E dunque, siccome ogni settimana partiamo dalla Parashat Shavua, allora molto brevemente faccio la sintesi della Parashat e poi mi lancio in questa lezione di Hanukkah originale. Vedrete poi perché. Parleremo anche di Graziella e vedremo come anche qui ha tutto un suspense, vi lascio. Allora, no, adesso. Eccoci. Allora abbiamo, siamo nella parasha di Vayeshev questa settimana, dove si parla dei famosi sogni di Yosef, della gelosia dei fratelli appunto nei suoi confronti, accentuata in primis dalla tunica variopinta di lana pregiata regalatagli da Jacob e poi accentuata ancora di più dopo dai con i covoni, no? Che sono di legare i covoni con i fratelli, il suo covone si erge al di sopra di quelli dei fratelli che si inchinano al suo secondo sogno, sole, luna e 11 stelle che si prostrano a lui e a quel punto si arriva alla vendita di Yosef e il dolore di Jacob. E dunque, su richiesta del padre Jacob, Yosef raggiunge i fratelli al pascolo, gli tendono una trappola per ucciderlo, come si direbbe oggi, omicidio premeditato, però Reuven, il primogenito, su cui la colpa sarebbe ricaduta, appunto, invita a gettarlo nel pozzo senza aggredirlo direttamente, con l'intenzione poi di tornare dopo a salvarlo. Al passaggio di alcuni mercanti, Socharim, Ismaeliti prima, Midianin dopo e Potifar per ultimo, decidono di venderlo e abbiamo detto Passim, Tonet Passim, questa tunica variopinta e le iniziali Pei, ecco per quelle che hanno seguito la mattina la lezione, no? Potifar, Samer, Socharim, Yud, Ismaelim e Mem Midianin. E dunque viene venduto, come abbiamo detto, da Ishmaelim, dai Midianim, ai commercianti e poi a Potifar, lo vedremo dopo. Comunque decidono di venderlo e quindi portano a Jacob la tunica di Yosef intinta nel sangue di un capretto, che come abbiamo spiegato è quello che ha il sangue più simile al sangue umano. Ciao carissime, sono Anna intanto. Perché Yaakov creda che il figlio sia stato divorato da un animale feroce. Dunque, enorme, immenso dolore di Yaakov per lunghissimi 22 interminabili anni, nei quali è persuaso che suo figlio è morto. Yitzhak sa che il nipote Yosef è in vita, però si è detto: se il mio figlio non lo sa, vuol dire che Hashem non me lo vuole svelare, se Hashem non lo vuole svelare, chi sono io per svelarlo? E dunque la sofferenza di Yitzhak era più verso il figlio che soffriva, che verso il nipote che sapeva essere. Poi abbiamo tutta l'episodio di Yehuda e Tamar, e appunto dopo la vendita di Yosef, Yehuda, che era il più stimato, il più amato, il più seguito dei fratelli, perde nel suo valore perché hanno detto dipendeva da te, se tu ci dicevi di non vendere, non avremmo venduto. E dunque lascia la casa paterna, si sposa e ha tre figli. Il primo Er, che sposa la famosa tzaddikà Tamar, però muore perché non voleva che Tamar rimanesse incinta, perché così facendo avrebbe perso la sua bellezza. E allora spreca il seme, che è un gravissimo peccato, pena di morte, ed è infatti Hashem lo uccide. A quel punto lei deve sposare, secondo, no, la mitzvah del Levirato, il fratello Onan, però anche lui commette lo stesso peccato e dunque anche lui muore. Yehuda indugia a far compiere il Levirato al terzo figlio Shelah, e a quel punto Tamar, vedendo con la profezia che i re di Israele discenderanno dall'unione tra lei e Yehuda, interviene mascherandosi da prostituta per unirsi a lui. Dall'unione nascono due gemelli, Perez e Zerah, e Perez, come sappiamo, è il progenitore di David Amener, che a sua volta è progenitore di Mashiach. Yosef è la moglie di Potifar. Yosef viene condotto in Egitto, dove l'acquista Potifar, ministro del faraone, capo macellaio. Tutto ciò di cui Yosef, che
di cui Josef si occupava, come l'abbiamo visto stamattina, era benedetto, coronato dal successo, però Josef è troppo bello. E la moglie di Potifar si invaghisce e cerca di seguirlo. Qui Josef vede l'immagine del padre e la Kedushah, e a malgrado fosse un ragazzo, anche lui comunque tentato umanamente, e per questo uno dei motivi per cui Josef è chiamato il Tzadik per antonomasia, proprio perché è riuscito a frenare questo istinto ormonale umano dell'uomo, e rifiuta dunque la donna e lei lo accusa di aver tentato di possederla e viene imprigionato. La parasha si conclude con i due ministri del faraone in prigione con Josef, che era uno il capocopiere, uno capopanettiere del faraone, ognuno anche qui, dunque siamo partiti dai sogni all'inizio della parasha di Josef e concludiamo con i sogni del capocopiere e del capopanettiere. Il panettiere sarà messo a morte come Josef aveva ben predetto e interpretato il suo sogno, mentre il copiere tornerà alla sua posizione. Josef chiede al copiere di ricordarsi di lui e per questo viene punito, perché doveva fidarsi solo di Hashem senza nessun tramite, e quando torna al suo lavoro e questi lo dimenticherà. Questo molto brevemente, la sintesi della parasha di Vayeshev. Allora, noi abbiamo visto che vi do qualche spunto veloce sulla parasha, basandosi su Baalat Urim, poi passeremo alla Sikha e a Hanukkah. E c'è anche con noi Ruth. Ciao Pocophone, sarebbe Ruth, ragazzi, che ho visto, che ho intravisto in mezzo alla frase. Ciao carissima, benvenutissima anche a te, Ruhaba. Eccola la nostra Ruth, fiammetta, non possiamo fare a meno. Allora, a proposito del bastone, che quando Tamar, come abbiamo visto, ha questo stratagemma, no? E si fa passare per una prostituta, tutto per generare un figlio, in questo caso poi saranno due gemelli di Kim, entrambi da Yehudah, gli chiede un pegno. E che cosa? Il sigillo, il mantello e il bastone. Secondo il Baalat Urim, Matcha, il tuo bastone, è lo stesso bastone che Moshe, col quale Moshe Rabbeinu ha colpito il Nilo nelle famose 10 piaghe. E tutti i miracoli che sono stati fatti, no, col bastone di Moshe Rabbeinu, era il bastone che Tamar aveva chiesto a Yehudah come pegno. Molto interessante questo punto. Poi abbiamo visto che lei si siede per Petach Enayim, no? Dunque, dove si posiziona, forse dove era seduta, dunque all'entrata, poi ci sono diverse spiegazioni. Allora, comunque, Bepeta Henaim, Asher, le soffette Vot, cioè le ultime lettere, formano la parola Ramach, 248, che sono il mitzvot, sappiamo, mitzvot a sé, no? E in realtà è anche, per chi non sapesse, molto interessante, 248 anche il valore numerico di Avraham Avinu. E come Hagar, che a sua volta, che era principessa egizia, ha preferito essere serva nella casa di Avraham pur di legarsi ad Avraham, anche qui Tamar, Bepeta Henaim Asher, Rashetevot Ramach, Avraham, anche lei voleva essere dunque legata alla discendenza di Avraham e creare a sua volta una discendenza d'Abraham. E dunque, dove vediamo anche in altri. Ci sono altre tante bellissime spiegazioni anche ancora sulla Parashah, però, siccome voglio, non abbiamo troppo tempo e voglio inoltrarmi ancora. Allora. Passiamo direttamente alla parte, diciamo, Hasidut della Parashah. Questo era
un accenno proprio, un assaggio di qualche ballaturino. No, mi sono segnata molti altri, ma ci accontentiamo. Allora, noi abbiamo adesso, diciamo come ogni settimana, l'aspetto, cioè un punto, perché ce ne sono a decine. Devo spostare. Allora, opa, mi è volato tutto! Un attimo, ragazzi. Un attimo, arrivo. Mi sono volati tutti i colli. Un secondo. Ecco. Sono tornata. Scusa, erano tutti in ordine, mi sono volati tutti. Va bene, mi rifarò. Ok, allora, detto ciò, ecco. Parashat Hashavua. Allora, sul un punto della Parashah, prima di averci a Hanukkah, abbiamo il fatto che Yaakov ama Yosef più di tutti i suoi figli. E noi vediamo tutte le peripezie di Yosef in questa parashata, quando viene preso appunto dalla casa di suo padre, la sua vendita come schiavo, e finché poi, come vedremo più avanti, la prossima settimana, che arriva a diventare niente poco di meno che vice faraone d'Egitto. Allora, in realtà Yosef simboleggia il popolo ebraico, come è scritto nel Teilim, nel secondo Perek, Noheg Katzon Yosef, come lo spiega lì Rashi. Allora, vediamo un attimo, dicerebbe, di analizzare la vita con Yosef, no? Korot Chaim di Yosef, perché in realtà rispecchiano nella loro profondità, nel profondo, l'essenza della vita di ogni ebreo. Allora, partiamo dall'inizio. Yosef è il figlio della moglie amata e si trova in Eretz Israel con il padre, il figlio più amato di tutti i figli, dunque anche ha questo yahas speciale dal padre, come vediamo, fino al punto che gli fa questa tunica, no? Variopinta. Studia col padre giorno e notte Torah, molto più che di tutti gli altri fratelli, e dunque vediamo che era un periodo, diciamo, quasi idilliaco per Yosef, no? Sia materialmente, padre miliardario come sappiamo, sia spiritualmente. Ed è questo, è paragonato all'anima dell'ebreo prima di scendere in questo mondo e rivestirsi di un corpo umano. Si trova vicino a Hashem, nel massimo della Kedushah, sotto il trono divino, circondata da questo alone di santità e di divinità, di questa luce infinita di Hashem. Dunque questo Ta'anug Elohi, questo godimento divino. Dunque il top del top, anche qui una situazione idilliaca per l'anima. Anche quando si trova nel grembo materno, come sappiamo, c'è l'angelo che gli insegna tutta la Torah. E adesso noi sappiamo che però questo stato idilliaco non è durato molto. E come vediamo nella nostra Parashah, capitolo 39, Pasuk 1, Yosef Urat Mitzrayim fu fatto scendere in Egitto, venduto come schiavo. E come se non bastasse, non solo lui, tzaddik dei tzaddikin, perché è un uomo che si trattiene in quel senso, è considerato tzaddik, ma è lei che va a denunciarlo e si ritrova in prigione. Cioè, non so se mi spiego, anche spiritualmente c'è questa ricaduta, perché lui dalla tenda del padre, dallo studio di Torah giornaliero 24 ore su 24. Un attimo, metto in muto perché c'è un rumore di sottofondo. Scusate, ragazze. Un attimo, ecco. Voilà. Ero io, scusate. Ah, va bene. Ti stai preparando per Shabbat, vedo. Morabela, Bruchaba. Ecco, abbiamo anche la Morabela con noi. Yad, Arbaestre, Arbaestre.
Morabera, sto spiegando. La Sikha di Yutet Kislev Tafshin Men Alef, basata sul passug di Israele Avet Yosef Nicol Banaf. Morabera così si ritrova. Allora, dicevamo questo parallelismo tra l'anima e Yosef, no? Tra Yosef e l'ebreo. Dunque Yosef prima in uno stato idilliaco e poi arriva fino in Egitto. Egitto, allora, da Eretz Israel, che è il top della Kedusha, della santità, all'Egitto, che invece è l'opposto estremo dell'impurità, ed è quello che in realtà succede anche all'anima, che, come vi ho detto, parte sotto il trono divino, nella Kedusha, no? Prima di rivestirsi del corpo, e poi si riveste di questo corpo, scende dunque da livello altissimo a migra rama le bira amicta, come si l'espressione dei nostri chachamim nel Talmud Masechet Chagigah, molto conosciuta, cioè da un alto tetto fino a un pozzo profondo, per dare un'immagine, così un'idea della discesa profonda. Dunque dalla Kedusha, dalla luce di Hashem, riscende, si riveste in questo mondo materiale, mondo di dove regna l'impurità, la... Ciao Ilana, benvenuta! Scusate, ma non posso non salutare. E dunque dove deve far fronte a difficoltà, talvolta anche sovrumane, e patire sofferenze fisiche, morali, economiche, familiari, dove si ritrova davanti a prove della vita, talvolta veramente anche molto ardue, e la Neshama ne soffre e ha nostalgia di Hakadosh, di suo padre, della sua fonte di Hakadosh Baruch. Però alla fine, e vediamo, come Yosef, alla fine, tornando a Yosef, di questo parallelismo, Yosef è diventato, dice, faraone d'Egitto, dunque la massima carica possibile, immaginabile di quel tempo e in assoluto. E dunque, sì, da suo padre era nello stato idilliaco, di studio, di Torah, di Kedusha, eccetera, ma poi è arrivato al massimo a cui un umano possa aspirare, come, diciamo, come carica, che è quella di vice faraone d'Egitto. E lui si chiama appunto Yosef HaTzadik perché, a parte, come vi ho detto prima, no, che ha potuto sormontare, far fronte a questa prova immane, no, e della moglie di Potifar, ma perché appunto, malgrado che si è trovato nel paese simbolo dell'impurità, della malvagità e quant'altro, perché la lista è lunga, e dunque con tutte le tentazioni possibili e immaginabili, è rimasto lo stesso Yosef che era quando era nella tenda del padre e nella Kedusha, nella santità assoluta. E questo ha fatto sì che il fatto che appunto, con tutte le peripezie, le sofferenze che ha patito, le ingiurie, le ingiustizie, perché è più ingiustizia di così, lui è sempre rimasto Yosef, fedele a Hashem, fedele alla Torah, fedele al padre e soprattutto Besimcha. Sempre lui è quello, perché dove andava aveva Hatzlacha, aveva successo, era onorato, era stimato, era seguito, era ammirato. Perché? Perché aveva questo chen, questa grazia che Hashem gli aveva dato. Ma questa grazia lui l'ha saputa mantenere e l'ha mantenuta grazie alla gioia che è il simbolo della fede ultima in Hashem, che veramente era, diciamo, l'ha mantenuto in vita spiritualmente e moralmente. E questo ha fatto sì che ha potuto arrivare al massimo del ruolo, come abbiamo detto prima, dunque dice faraone d'Egitto. E questo è perché, allora, per concludere, noi siamo partiti con l'idea
che la storia di Yosef, Yosef rappresenta Misrael, rappresenta l'ebreo. E l'ebreo che cos'è? Quello che ha un'anima ebraica. E cos'è la Neshama? La Neshama è quella che sta prima in cielo da Hashem, dunque situazione edenica, e poi si riveste di questo corpo, in questo mondo materiale, con tutte le tentazioni, le impurità. Ma se lo scopo ultimo della Neshama e di ogni ebreo è di far fronte a tutte queste prove appunto della vita, sofferenze, che sono tutte nient'altro che prove, allora poi Hashem può, e non chiede altro, che dare il bene rivelato, come da Yosef, e non solo il bene rivelato, ma il massimo del bene. Dunque, per tutte noi, ognuna nelle sue prove della vita, sempre rimanere fedeli a Hashem, sapere che tutto è disegno divino, tutto è volontà di Hashem, e con la gioia, con la forza della Emunah, Hashem poi, grazie a quella, e al sormontare, far dunque tutte queste prove e sofferenze, grazie a ciò Hashem poi potrà dare il bene rivelato a livello di salute, di nachat dai figli, dal shalom bayit, di tutto quello che ognuna di noi ha bisogno. E questo per quanto riguarda la parte della parasha che non potevamo saltare, giustamente. E adesso arriviamo. C'ho bisogno di tutto questo. E infatti, allora, io vi ho sempre detto che io metto a volte 2-3 ore, a volte di più, a prepararvi questa lezione. Perché mi leggo 10 sihot, poi me ne faccio, non solo che ve ne faccio una, vi faccio l'assaggio al Kzealashon di una. E perché? Perché è difficilissimo scegliere quale sihah, sono tutte meravigliose, poi sono da fare ognuna minimo un'ora. Allora, sintetizzarle e trovare quella che diciamo ci parla, diciamo così, ecco. Siccome siamo in un periodo veramente buio, adesso arriva le luci di Hanukkah, e ognuna nelle sue prove della vita, parlavamo appunto prima con Marca Stefani, ognuno nel suo, veramente ci sono cose che c'è difficile, ognuno nel suo, nel piccolo, poi uno non deve avere prove alla Yosef Hatzadik di trovarsi in prigione per essere stato forte e coraggioso, no, ma anche nelle piccole cose, nel quotidiano, quando noi capiamo che abbiamo perso l'autobus, meta Hashem, Hashem ha voluto, prendere ogni cosa, anche la più insignificante, tra virgolette, come volontà divina, e certo le cose più grandi, tanto di più, allora poi Hashem dice, pensi a me, credi così veramente in me, sei con me, bene, allora adesso ti posso dare veramente il bene rivelato e non celato. Dunque, presto a tutte noi. E arriviamo a Hanukkah. Domenica sera, Bezrat Hashem, accenderemo il primo lume. Allora, la storia di Hanukkah, che conosciamo tutte, dei greci con Antiochus Epifanus, Antiocho Epifane, che costringe gli ebrei a convertirsi all'ellenismo, proibendo soprattutto tra i mitzvot, faccio proprio una mini sintesi, Shabbat, Kiddusha Chodesh e Brit Milah. Anche su questo ci potremmo soffermare un'ora, ma ovviamente oggi invece, come avete visto, ho dato il titolo alla lezione, visto che è una lezione rosa, e Ashgaha Pratit, oggi è una giornata anche importante per le nonne nel mondo contro la violenza per la donna, violenza che può essere fisica, verbale, economica, ci sono tanti modi in cui la violenza verso la donna, violenza in genere verso la donna si esprime. E allora noi nella Kedusha come facciamo per contrastare questa violenza che esiste purtroppo anche fra di noi, così studiando la Torah e dedicando questa lezione alla figura femminile in Hanukkah. Però giusto ricordiamo dunque i protagonisti della storia, Antiochos Epifane, che costringe, come abbiamo detto, gli ebrei a convertirsi all'ellenismo, ma è proibendo soprattutto tre mitzvot, Shabbat, Kiddusha Chodesh e Brit Milah. E poi i soldati di Antiochos arrivano fino a Yerushalayim, profanano Bet HaMikdash, e qui la rivolta contro Antiochos, capeggiata da Mattitiao il Kohen e dai suoi 5 figli.
ma Matitiahu viene a mancare e gli succedette il secondogenito Yehuda HaMakabi, le iniziali di Maccabi, mi lascia mi lai, perché avevano questa bandiera con su scritta chi è con Hashem che mi segua, e da lì questo soprannome di Maccabi. Dunque Yehuda HaMakabi, se sui guaci Maccabi, come sappiamo, si lanciano a una guerra dove non avevano nessuna chance di vincere, però fiduciosi in Hashem e per salvare spiritualmente il popolo, visto che quello che voleva, lo scopo di Antiochus era distruggere moralmente e spiritualmente il popolo ebraico, allora a quel punto rischiano la vita e vanno contro contro i greci, che erano veramente mille volte più forti, e miracolosamente, come sappiamo, vincono. Poi c'è il famoso, dunque, il primo miracolo, quello della guerra, Meatim, Neged Rabim, eccetera, e poi abbiamo ovviamente quello dell'ampolla, che è durata 8 giorni, già trovarla era un miracolo, e che è durata 8 giorni. Allora, quando leggiamo, allora, sapete che nelle preghiere di Hanukkah abbiamo da aggiungere l'ananissim nelle amidot, l'amidà, e anche nella birkat amazon. E poi tutte le mattine, 8 giorni, si fa tutto l'alel, cioè non solo una parte come si fa per esempio dello Shkodesh, ma tutto l'alel per 8 giorni. E nell'ananissim c'è scritto che ha fatto miracoli per i nostri padri in quei giorni ai nostri tempi. Insegna l'attualità dei miracoli che Hashem può compiere e compie di fatto in ogni epoca, a proposito di quando ci comportiamo come Yosef, e poi ci sono anche i miracoli. E adesso, a proposito dell'olio d'oliva, perché allora questa ampolla, no, che era d'olio, allora l'olivo è un albero sempreverde e le sue foglie sono paragonate dai nostri maestri al popolo ebraico, che anche lui è sempreverde e non avrà mai fine. È un liquido che non si mescola con gli altri, ma che se viene messo in uno stesso recipiente insieme all'acqua, come sappiamo, rimane separato. È anche questa, come sappiamo, una caratteristica tipica che rappresenta il popolo ebraico, che pur vivendo in mezzo a altre nazioni, mantiene intatta la propria identità e la propria fede. Dunque, questo è un punto interessante. Le mitzvot, allora, come sappiamo, la mitzvah di accendere le candele, e poi qui c'è secondo Sfarad, secondo Ashkenaz, ognuno dei membri della famiglia ha una sua Hanukkah, anche le donne e anche le figlie. E c'è chi solo gli uomini e i figli maschi, quando ovviamente se non c'è un uomo in casa, come le candele di Shabbat, se non c'è la donna, allora il marito o chi si trova in casa che deve accendere, così anche per Hanukkah comunque. E dai Sfaradim è solo il capofamiglia che accende. Ovviamente i lumi devono essere tutti a stessa altezza, in linea retta, evitare, è vietato usare i lumi per altri scopi, cioè per avere più luce nella stanza o accendere con esse altri lumi. Per quello c'è il nono lume che è il shamash, col quale si accendono gli altri. E la Hanukkah può essere di qualsiasi colore e materiale, o che sia resistente al fuoco, anche semplicemente 8 lumi. In fila più uno, senza nessun particolare candelabro, formano una Hanukkah, per chi non sapesse. Vanno accesi di notte, dunque aspettare la Shekhia, e devono durare minimo mezz'ora. In questa mezz'ora, come vedremo, la donna deve astenersi dal fare qualsiasi lavoro. E poi, molto brevemente, le halachot. Olio d'oliva preferibile perché ricorda il miracolo, però qualsiasi candela, anche a cera, va benissimo, e metterli in modo che nella finestra, in modo che si veda all'esterno, se si ha un via vai, e se la nostra finestra si vede, se no in casa, insomma nel posto dove più si vedono le candele. Abbiamo parlato anche della tfilà, e adesso poi parleremo anche ve lo dico brevemente. Allora, questa Minha, questa usanza di dare regali ai bambini, è perché, come sappiamo, al tempo appunto dei greci hanno rischiato la vita e tanti sono stati uccisi di fatto pur di studiare la Torah. Infatti il Sevivon, che quando arrivavano soldati greci facevano finta di giocare col Sevivon.
Per questo si usa dare dei doni o dei soldi, ognuno secondo le sue usanze, ai bambini. Anche perché gli adulti, certi usano fare regali anche agli adulti per contrastare il divieto di Antiochos di fare sedaka e di aiutare il prossimo, anche questo è interessante. Ok, questo molto brevemente perché comunque un minimo ci vuole. E adesso passiamo alla ciliegia sulla torta. Allora, noi sappiamo bene di questa festa di Hanukkah, no? Con Antiochos di cui ho appena raccontato, ma in realtà nella Torah si parla già prima di Hanukkah, e più esattamente in Mlachim Bet, capitolo 4, da Passuk Aleph a Passuk 8. E se lo volete seguire sul testo, andiamo allora a pagina 915 di Moise Levi, che è, come dicevo, un attimo, aspettate, ho messo il segno, no, eccola qua, 891, pardon, quello era un altro segno ancora, con tutti i miei segni poi mi perdo, era buona. Allora, 891, allora abbiamo prima, quando è che nella Torah si parla di un'ampolla, e c'è anche di mezzo, allora mi ha detto che parliamo adesso della donna in Hanukkah. Allora, vediamo la prima, poi vediamo le altre. Allora, la prima è una donna. Allora, siamo... E questa parte di Mlachim Bet, capitolo 4, da Pasuk 1 a 8, poi io vi leggerò da 1 a 8, però poi continua, si legge come Haftarah della Parashah di Vayera. Allora, una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, in realtà era la moglie, come ci riporta Rashi, di Ovadiah, pregò Elisha dicendo: mio marito, il tuo servo, è morto e tu sai che il tuo servo temeva Hashem. Ora il suo creditore, chi era questo creditore? Era Jehoram, figlio di Ahav, sposato con Isabel. Ecco, quando si parla della malvagità assoluta in una donna, nel senso negativo, era Isabel. E questo era il figlio, che era suo creditore, venuto a prelevare i miei due figli perché diventano suoi schiavi. Perché il marito aveva accumulato tutti questi debiti? Perché quando appunto Isabel e Ahav avevano fatto il decreto contro i profeti ebrei, tzadikim, i giusti, lui, il marito, li aveva salvati, li aveva nascosti e aveva fatto di tutto per mantenerli, un po' come nella guerra, no? Quelli che avevano salvato gli ebrei, no? E però poi appunto è morto ed è rimasto con tutti questi debiti. Allora, dunque, il suo creditore è venuto a prelevare i miei due figli perché diventano suoi schiavi. Elisha le disse: che cosa posso fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? E lei rispose: la tua serva non ha in casa nient'altro che un'ampolla d'olio. Ok? Ampolla d'olio. E continuò Elisha: va e prendi da fuori dei recipienti in prestito, da tutti i tuoi vicini, dei recipienti vuoti. Non chiederne pochi, cioè chiedi più recipienti possibili che tu possa avere. Poi torna e chiudi la porta dietro di te e dietro i tuoi figli, perché è un miracolo che deve essere discreto. Versa l'olio in tutti quei recipienti e quando saranno colmi, togli quelli pieni, sostituiscili con altri vuoti, perché l'ampolla sarà come una fontana. La donna si allontanò da lui, chiuse la porta dietro di sé e dietro i propri figli, loro le portavano i recipienti e lei versava l'olio. Quando i recipienti furono pieni, lei disse a suo figlio: portami un altro recipiente. Ma lui le rispose: non ci sono altri recipienti. E l'olio a quel punto cessò di fluire. Allora andò e raccontò l'accaduto a Elisha, che era uomo di Hashem, e Elisha le disse: va, vendi l'olio, paga il tuo debito e tu e i tuoi figli vivrete con il rimanente. Dunque, qui è la prima volta dove si parla di un'ampolla d'olio e di un miracolo con l'olio e con questa donna vedova, vedova di un grande tzaddik, perché suo marito era un grande tzaddik, aveva rischiato la vita e poi appunto è morto, per aver salvato decine, se non centinaia, di ebrei tzaddikim perseguitati dalla malvagia Isè.
Poi, sempre rimanendo in tema donna, che come abbiamo detto oggi è il femminile, passiamo a Schlumit. La domanda, vi ho detto, parlerò di Graziella, adesso non so se Graziella Schlumit o Schlumit, stasera sei Schlumit, eccola, Schlumit. Allora, dunque, una delle figure in rilievo, diciamo, della storia ebraica è questa donna, dunque, senza dubbio, la regina Shlomit Alessandra, sorella di Rabbi Shimon ben Sheta, grande tzaddik, e moglie, adesso mi direte cosa c'entra con Hanukkah, perché era moglie del Hashmonai, del primo Hashmonai, che ha avuto, diciamo, si è preso il titolo di re dalla distruzione del primo Beit HaMikdash e il ritorno di Zion. Allora, questo re, che era appunto il nipote di Mattitiau, il Cohen, di cui vi ho parlato, e si chiamava Iuda Aristobulus I. Dopo la morte di suo marito, che appunto morì, Shlomit Alessandra libera il cognato che è stato imprigionato e si è sposata con lui. E questo anche perché ho scelto anche di raccontare questa storia, non solo perché volevo stare in tema femminile stasera e parlare della figura della donna legata a Hanukkah, ma anche perché oggi nella parasha abbiamo appunto visto su tutta la storia appunto di Yehudah e Tamar, dove Tamar doveva sposare, dopo che è morto il primo marito, doveva sposare il secondo, appunto legge del Levirato. E poi, anche il secondo è morto, come abbiamo detto, e il terzo non gli è stato dato. Ecco perché ha dovuto fare questo stratagemma di unirsi a Yehudah. E qui vediamo anche qui la legge del Levirato con Shlomit Alessandra, che sposa appunto il cognato, visto che il marito era morto senza lasciar figli. E adesso, allora, questo suo cognato, dunque nuovo marito, Alexander Yanai si chiamava, era un soldato, era un uomo di guerra molto molto forte e rinomato. E diciamo che nel tempo aveva conquistato diversi paesi e sottomessi a lui. Ah, finché lui era occupato con le sue conquiste, cosa ha fatto? Ha dato alla moglie, cioè a sua moglie, Shlomit Alessandra, come abbiamo detto, di dirigere tutto il regno, perché di fatto lui era occupato, come abbiamo detto, nelle sue conquiste di altri paesi, e lei era quella che aveva il regno in mano. Era una donna molto intelligente, molto timorosa di Dio, di Hashem, e tutta la sua vita era secondo alla lettera, secondo le leggi della Torah, della Torah. E anche allontanato dal Sanedrin i Zedokim. Zedokim, per chi non sapesse, erano quelli che non seguivano la Torah orale e dunque erano contro la Torah. E al loro posto lei aveva nominato dei studiosi di Torah, dei timorosi di Hashem, e a capo di questi, dunque, Baalei Torah, c'era Rabbi Shimon ben Shetach, suo fratello. E con l'aiuto di un altro Tanà, che era Rabbi Yehoshua ben Gamla, è lei che ha istituito per prima l'obbligo, dunque la scuola d'obbligo, che allora parliamo di secoli addietro, non c'era. Dunque in tutto il paese c'era dunque la scuola pubblica, come la chiameremmo oggi. E ho aperto delle scuole di Torah, delle yeshivot. E veramente è stato un periodo storico, diciamo, suo, molto. Scusate, bacio via, esco, Shabbat shalom. Ok, e purtroppo però questo non è durato molto perché il marito poi
è tornato a galla, come si dice, e si è fatto amico dei Tzedokim e ha ucciso centinaia di ebrei e Tzedokim. È veramente è stato molto drammatico, finché all'età di 50 anni il marito è venuto a mancare. Prima di morire però ha comunque fatto Teshuvah e ha nominato la moglie come successore, diciamo, e non i suoi figli. Dunque per 9 anni questa regina, sua amica Alessandra, ha ripreso il regno in mano e di nuovo è tornato a prosperare in tutti i sensi, no? Positivi. E, detto molto in breve, perché poi ci sono tanti altri dettagli, ma poi arrivo all'ultimo personaggio, diciamo, femminile legato alla festa di Hanukkah, che conosciamo ma che ricordiamo. Vediamo chi di voi me lo dice, o siete tutti in muto. Ecco. No, siete tutti in muto. Allora, lo dico io. Allora, abbiamo Yehudit. Io però, vi ricordate dove abbiamo visto il nome Yehudit nella Torah? Che un malvagio, adesso vi do proprio gli aiuti, aveva dato a sua moglie, che non si meritava minimamente questo... Ishmael. Allora... Esav, non Ismael. Esav aveva queste due mogli. Sì, aveva queste due mogli. E lo ritroviamo nel testo. L'abbiamo visto alla fine della parasha. Adesso comprendo di quanto dove. Sì, è vero, perché la mamma non era contenta. Allora lui. Allora, qui sì, quelle due mogli che la mamma non era contenta. Sì, però sono due donne cananee, esatto. E Olivama, allora nel capitolo, pagina 151, capitolo 35, Passuk 29, molti anni dopo questi fatti, Yitzhak, allora aspettate perché vedo, capitolo 36, Rashi 2, scusate. Capitolo 36, Rashi 2, ecco adesso vedo meglio, scusate, sempre pagina 151. Esav prese le sue mogli tra le figlie di Kenan, Adà, conosciuta anche come Basmat, figlia di Elon il Chittita, Aholibamah, conosciuta anche come Yehudit, ritenuta figlia di Anà, ma in realtà figlia di Zivon il Chittita. Ok? Adesso Yehudit... perché le ha dato questo nome, ci dice Rashi, che l'avevamo studiato, per dire che lei cioè rinnegava l'idolatria, in realtà era per ingannare il padre, Yaakov. Ecco, allora lì abbiamo visto Yehudit, allora, però non positiva. Adesso quando vediamo una Yehudit sì molto positiva, legata appunto anche a Hanukkah. Allora, dunque, sempre il periodo dei Hashmonaim, dunque abbiamo questa protagonista che è Yehudit, che era un'eroina, figlia di una famiglia di Kohanim. E vediamo cosa fece. Allora, siamo nella città di Betul, che si trovava nella regione di Yudà, che era sotto assedio. E Oloferne, che era il generale siriano, che aveva appunto, era capo appunto di questo assedio, era conosciuto per la sua crudeltà immane. E gli ebrei erano disperati, non sapevano cosa fare, e si sono dati, perché stavano veramente sotto assedio, stavano morendo di fame, e dunque rischiavano veramente tutti di morire sotto questo assedio. E cadere nelle sue mani era anche mille volte peggio. Dunque hanno deciso di dare 5 giorni pregare, supplicare Hashem che faccia un miracolo. E a quel punto, perché tanti avevano chiesto, a questo punto ci arrendiamo, però i grandi, insomma, della generazione hanno detto, vabbè, non, prima di arrenderci, diamoci 5 giorni e forse Hashem ci salverà.
E a quel punto si presenta Judith da Osia, che era a capo dei saggi di quell'epoca, e gli ha detto: perché mettete alla prova Hashem 5 giorni? Dovete mettere, diciamo, tutta la vostra fiducia in Hashem, e sapete benissimo che arrendersi è peggio della morte stessa, cioè arrendersi e darsi alle mani di questo crudele. E così Yehudit, figlia di Yohanan, il Kohen Gadol, che era vedova da tanti anni dal marito che era mancato, un marito che si chiamava Menashe, e da quando era diventata vedova aveva dedicato la sua vita alla preghiera, dunque da 24 su 24 era dedita alla Torah e alla Tefillah. E dava tantissima tzedakah, faceva tantissime mitzvot, e insomma la tzniut, la sua tzniut erano veramente molto conosciute e tutti la rispettavano, la stimavano tantissimo. E a quel punto lei dà un consiglio. E cosa dice? Un attimo, mi sono messa tutti gli appunti, vi ho detto che ho confuso tutto. Comunque intanto ve lo dico a voce. Cosa succede? Che lei si propone di andare da questo Oloferne e si fa passare per una traditrice. Dice: guarda, sono venuto da te perché si veste, ovviamente mette i migliori vestiti, più cari, più belli, più di lusso che aveva, bellissima donna. E questo vede questa bellissima donna arrivare, vi dice: guarda, io volevo dirti che mi hanno lasciato andare, ma io in realtà sono qui per aiutarti e fungerò da spia praticamente. Lui le ha creduto, adesso non vi racconto tutti i dettagli, fatto sta che a un certo punto lui, attratto da questa bellissima donna, ha detto a tutti di lasciarli soli nella tenda, e lì lei ha approfittato per dargli chi dice del latte, chi del formaggio, e da qui l'usanza anche a Hanukkah di consumare latticini, non solo a Shavuot, per chi non sapesse. E lui dunque è rimasto assetato, lei gli ha dato molto vino da bere, e così si addormentò e prese questa spada e lo uccise. E poi portò la sua testa quatta al campo degli ebrei e ha mostrato loro il suo atto eroico, grazie al quale poi sono riusciti a sconfiggere Oloferne. Dunque abbiamo visto delle figure importanti di donne, eroine della storia di Hanukkah. E infatti, come riporta il Talmud Bavli, il Masechet Shabbat, Daf Kaf Gimel Amud Alef, per essere precisi, che Afhen Ayude Otoanes, perché la donna ha l'obbligo di accendere le candele di Hanukkah, anche se sappiamo che tutte le mitzvot che sono legate al tempo la donna è esente, perché in realtà, come riporta il Talmud che vi ho appena letto, perché anche loro, le donne, erano parte di questo miracolo. Allora, sia perché, due spiegazioni, perché i decreti dei greci vigevano anche sulle donne, e secondo, perché grazie a questo miracolo che si è attuato tramite questa grande donna che era Judith, figlia di Matitiao il Kohen. Dunque, punto importante. E poi questo... E come vi ho detto, le donne hanno l'abitudine anche, appunto, anche per quello, di non fare nessun tipo di lavoro nella prima mezz'ora che le candele sono accese. E volevo darvi ancora, per concludere, qualche spunto interessante su Hanukkah. Allora, Hanukkah no, è una festa che non è scritta nella Torah come Pesach, Shavuot e Sukkot, come sappiamo. Purim è scritta nella Megillat Esther e nel Ketuvim, invece la storia di Hanukkah è solo nel Talmud. E cosa abbiamo? Però
anche nella Torah ci sono delle allusioni alla festa di Hanukkah, e questo lo vediamo nel libro, nel Humash Vaikra, terzo libro della Torah, nella parasha di Emor, che è la parasha che parla appunto di tutte le feste. Dunque, dove abbiamo, dove si elenca le feste, no, che noi osserviamo. Allora, abbiamo, si parte allora, da pagina, allora, se chi vuole guardare nel testo, 517, Humash Vaikra, Parashat Emor. Allora, abbiamo Pesach, capitolo 23, Pesach, l'Omer, il conteggio dell'Omer, poi abbiamo Rosh Hashanah, poi abbiamo Sukkot, ok, e poi dopo dunque l'elenco di tutte le feste, Vedaber Moshe, Modè Hashem, il Bene Israel, ok, vedete, pagina 523, cosa c'è scritto? Subito dopo, dunque, come conclude la lista di tutte le feste, a pagina 523, sesta chiamata, si parla della menorah. Zavet ben Israel e Kolecha Shemen Zain Zach. Dunque, abbiamo subito dunque il comando di Hashem di prendere, che quando prendano l'olio d'oliva puro da illuminazione, tenuto dalla prima spremitura, per accendere regolarmente con esso, notte dopo notte, la lampada. Dunque, da qui anche come Hanukkah che abbiamo l'accensione delle candele. Dunque, qui la prima allusione. Poi, sempre nella stessa parasha, c'è scritto le Alot Ner e poi gli Aroch Hanerot, e che sono le due Alechot, dunque, riguardanti il sia che bisogna accendere un lume per ogni sera, e poi sia che bisogna appunto aggiungerne un altro. E una cosa interessante anche è che nella Torah la parola luce, comunque che è legata a Hanukkah, la festa delle luci, a proposito, è ricordata 36 volte nella Torah, sotto forma di luce, meorot, oner, lume, eccetera. E perché 36? 36, se facciamo il calcolo, di quante candele, perché la prima sera ne accendiamo una, la seconda due, e siamo a tre candele. La terza sera tre, e siamo a sei candele. La quarta sera quattro, e siamo a dieci. Arriviamo all'ottava, in tutto abbiamo acceso 36 candele. E infatti nella Torah vi sono 36 volte la parola luce o lume, cioè quello che è legato appunto alla candela, come le 36 nomi che accendiamo di Hanukkah. Per un altro punto molto interessante è che questa luce infinita che Hashem ha poi messo in Gnizà, come si dice, da parte per quando verrà Mashiach, quando ha creato il mondo, questa luce immensa, che si chiama Ora Ganuz, è durata, la durata di questa luce, prima che Hashem appunto l'ha messa in Gnizà per quando arriverà Mashiach, è durata appunto 36 ore nei sei, questo Ore Elohi. E dunque anche qui 36 lumi, anche nella parola, nel mese di Kislev, no? Che è il mese di Hanukkah, Kislev, la Medvav è valore numerico anche di 36. E dunque veramente sono spunti interessanti legati alla festa dunque di Hanukkah, quello che rappresenta. E volevo concludere un attimo, adesso vi dico subito, ho fatto un balagan di quelli che non vi dico. Comunque, allora, ok, niente, volevo dire ancora un punto, però vabbè. Ok, allora concludiamo adesso con un punto legato dunque a Hanukkah, cioè alla parte Hasidut di Hanukkah. Però prima un'ultima cosa volevo dirvi, che Hanukkah, come sapete, vuol dire anche inaugurazione, perché appunto quando, dopo che i greci avevano impurificato tutto il Betamidash e quello che c'era dentro, una volta ripurificato, l'hanno inaugurato di nuovo. Però in realtà, una bellissima spiegazione del Shlach Kadosh, che Hanukkah
vuol dire anche la, quando, dunque, allude al chinuch ha'olam. Chinuch vuol dire educare e vuol dire anche inaugurare. L'inaugurazione del mondo, perché il mondo è stato creato per da Hashem, per Israel e per la Torah, perché Israel possano studiare e attuare le mitzvot della Torah. I greci, come sappiamo, hanno voluto annullare lo studio di Torah e le mitzvot. Dunque, quando abbiamo avuto la vinta, cioè abbiamo avuto questa vittoria contro i Hashmonaim, allora il mondo si è inaugurato. C'è stato il chinuch, dunque l'educazione del mondo e l'inaugurazione del mondo, perché abbiamo finalmente potuto ristudiare e riattuare le mitzvot. Infatti anche alla creazione del mondo c'è scritto Yehi Or, che ci sia luce, così anche le mitzvot di Hanukkah sono tramite la luce. E quando i Hashmoneim hanno dunque vinto, allora hanno meritato tre tipi di luce: la luce della Shekhinah, la luce della Torah e la Ner Mitzvah, e il lume della Torah, che come è scritto Ner Mitzvah Vetorah O. E ora qualche minuto solo concludo con, come dicevo, secondo la Hassidut, quello che ho detto adesso era del Shlach Kadosh. Allora, un punto molto interessante. Allora, ci sarebbero ore e ore per analizzare questa festa di Hanukkah e il suo significato profondo, i suoi significati profondi. Però, ancora una volta, vi ho scelto un punto dove vediamo che nella tefilah, nella preghiera dell'Ana Nissim, che si aggiunge appunto di Hanukkah, nella Birkat Hamazon, nella Midah, è scritto Leashkicham Toratecha uleaviram mechukeretzonef. Cioè, qual era lo scopo dei greci? Di far dimenticare la tua Torah e che possano non attuare le leggi della tua volontà, tua di Hashem, ovviamente. Allora, in realtà, cos'era il problema dei greci? Non ci volevano uccidere, volevano neanche che non studiassimo Torah. Infatti uno dei decreti che vi ho detto qual era, la Brit Milah, che è il legame fisico, una mitzvah dagli 8 giorni fino alla morte dell'ebreo, del legame tra l'ebreo e Hashem, lo studio della Torah, ci sei bloccata? Si è bloccata anche a me, non la sento più, non so voi. Si è bloccata. Si vede che non c'è più la batteria. E il Chodesh, il mese. Vedete che ogni Rosh Chodesh. E questo era vietato a questo tempo. E questo per i greci era inammissibile. Un'altra cosa... Ti eri bloccata, abbiamo perso qualcosa. Adesso vedo. Allora... Perché i greci, proprio in particolare queste tre mitzvot? Perché, riprendiamo quella del mese, il mese rappresenta la kedushah, la santità a livello di spazio temporale, giusto? Questo i greci non lo potevano accettare. Erano molto colti, avevano la cultura appunto greca, ma che era totalmente distaccata dalla divinità e dalla santità. E dal momento che noi, nel nostro studio di Torah, o nel nostro osservare appunto il mese, per esempio Rosh Chodesh, osservando Rosh Chodesh come Shabbat, noi ammettiamo che la divinità e Hashem si trova nel concetto di spazio e tempo, cosa che non era assolutamente aberrato agli occhi dei greci. Un'altra cosa era lo studio della Torah. E cos'era lo studio della Torah? L'Eshkecham Torah Tefa. Cos'era il problema per loro della Torah? Non era la cultura. Erano, come abbiamo detto, molto acculturati anche loro e erano propensi a tutto quello che era arricchire il bagaglio culturale. Ma una cultura che era completamente distaccata e priva di qualsiasi tipo e forma di Kedushah, di santità. Ed è infatti quello che diciamo nella Tfilah.
volevano farci dimenticare la tua Torah di Hashem. Cioè studiare la Torah con la santità, con la Kedusha. Infatti una volta io avevo sentito qualcuno che parlava di Torah, ma come quando per la maturità io ho seguito la maturità a Parigi con indirizzo lettere e filosofia, e mi ricordo di come studiavamo i testi in francese filosofici, no? Molto interessante. Però così non si può studiare la Torah. La Torah, a parte il lato chokhmah, comunque immensa saggezza, Nicole carissima, non so neanche se l'ho salutata prima, adesso realizzo. Dunque, a parte il lato appunto saggezza infinita, divina, eccetera, che c'è ovviamente anche nella Torah, la Torah è qualcosa che nessun'altra cultura ha, che è il lato divino. E questo è quello che dava molto fastidio agli ebrei, dunque ai greci. Dunque, gli ebrei hanno capito che qui si trattava di salvaguardare il futuro spirituale del popolo ebraico nei decenni e nei millenni. Ecco perché i Hashmonaim hanno assolutamente rischiato la loro vita e tutti quelli che li hanno seguiti, andando a combattere contro una potenza che era veramente mille volte tanto più forte che di quello che erano loro, un gruppo di rivoltosi. E perché? Perché hanno capito che qui bisognava salvare il futuro della santità del popolo ebraico, che la Torah è legata a Hashem e Hashem e la Torah sono tutt'uno, e togliere la Kedushah e la santità dalla Torah, dalle mitzvot, dal spazio-tempo, come abbiamo detto, cioè a tutti i livelli come lo viviamo noi, questo era un pericolo che incombeva sul popolo ebraico e di capitale importanza, per il quale era il caso di dare la vita. E però, come sappiamo, Hashem poi li ha salvati e lì la vittoria miracolosa di Hashem. Oh, ecco, allora abbiamo toccato, allora abbiamo cominciato con la sintesi della Parashah come ogni settimana, un aspetto, secondo Hassidut e Kabbalah, della Parashah di Yosef, il parallelo con l'anima e la vita di Yosef, che rappresenta l'ebreo e il popolo ebraico. Abbiamo ricordato molto brevemente la storia di Hanukkah, le halachot, le leggi che riguardano Hanukkah, e poi la parte importante e le figure femminili della festa di Hanukkah. Dunque siamo partiti da Elisha, con questa donna vedova di questo suo marito che era un grande tzaddik. Poi abbiamo parlato della regina Shlomit Alessandra, e poi abbiamo parlato di un'altra protagonista femminile, Yehudit, con Oloferne, e abbiamo concluso con un aspetto appunto del perché era il caso di dare la vita in questa battaglia contro i greci, che era battaglia secondo natura persa, diciamo, Milechatrilà, perché veramente qui incombeva un pericolo molto grande sul popolo ebraico, di perdere la santità. Allora noi impariamo da ciò di studiare la Torah con un approccio di reverenza, di kedushah, di santità, di rispetto massimo di ogni parola di Torah e di kedushah, e che grazie a questo studio anche noi, come Yosef, una a una, che abbiamo ognuno passato le sue peripezie, le sue prove nella vita, che Hashem non ci dia mai più nessuna prova, ma che possiamo avere tutte noi in salute, in gioia, solo brachot, atzrachot, smachot, e solo buone nuove, grazie alla luce e allo splendore delle luci di Hanukkah. Shabbat shalom, carissimi. Amen. Shabbat shalom.